un anticiclone delle Azzorre che con molta difficoltà si espande su di noi, vedete la carta del tempo, è ben posizionato sul suo centro, però non riesce ad affermarsi sulle nostre zone. Questo favorisce, continua a favorire impulsi di aria umida che interessano un po' tutta l'Italia settentrionale, quindi con tipo di tempo variabile, a tratti anche perturbato, ma soprattutto poi le temperature alte e un tasso di umidità altrettanto alto sta favorendo un tipo di tempo a inizio estate veramente fastidioso. Situazione cambia poco nelle prossime ore, l'anticiclone ancora avrà difficoltà ad affermarsi, quindi avremo stasera un peggioramento, qualche precipitazione, qualche temporale. Domani mattina ancora fenomeni residui, ma durante la notte, quindi primissime ore, e poi dovremmo avere delle schiarite molto ampie, anche durature. Per quanto riguarda domenica, invece, di nuovo un impulso, quindi inizialmente delle precipitazioni abbastanza diffuse un po' sul nord, e poi una variabilità, quindi un miglioramento. Una variabilità che ci accompagnerà per gran parte, per quasi tutta la prossima settimana, con dei picchi anche di tempo perturbato come martedì. Caldo, umido, impulso di aria fresca, più fresca, e quindi ecco che ci sono tutti gli elementi anche per qualche temporale intenso. I venti sono deboli con qualche rinforzo dai quadranti occidentali, le temperature, ecco, le minime intorno ai 20, le massime per domani a oltre i 30-31 gradi, già per domenica avremo invece 29-28 gradi, e queste sono le temperature che ci accompagneranno massime nella prossima settimana. L'alta di gradi che è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto.